Eccoci. Buonasera a tutti, spero che mi sentiate. Sono molto contenta di cominciare questa edizione del Festival dell'Economia, la quindicesima, Festival dell'Economia di Trento, anche se evidentemente oggi non siamo, almeno non tutti, siamo a Trento. Permettetemi di dire che sono comunque molto emozionata, anche se ho davanti un computer, perché è sempre bello ritrovarvi e ritrovarci in questa comunità che è diventata proprio il Festival dell'Economia. E questa è un'edizione particolare, questa inaugurazione, diciamo, dai là a un momento molto particolare che durerà da oggi fino a settembre, quando il 24 settembre comincerà il Festival vero e proprio. E questa edizione, appunto, sarà come un cantiere continuativo da qui a settembre, un laboratorio virtuale. Avremo la possibilità di collegarsi al sito del Festival dell'Economia quotidianamente, www.festivaleconomia.it. Ci saranno incontri e dibattiti giornalieri e approfitto per dire a chi ci sta seguendo di prendere un secondo lo smartphone in mano e seguire gli account social del Festival dell'Economia, perché sarà fondamentale per capire proprio in itinere questo dibattito che durerà alcuni mesi, come si svolgerà. Chi è attivo su Twitter può andare chiocciola Economics Fest e seguire l'account, altrimenti se siete su Instagram, Festival Economia, tutto attaccato. Ci tengo a dirlo perché sarà quanto mai importante restare in contatto. Stavo dicendo che sarà qualcosa di complementare al festival, quello che oggi comincia, e non solo di alternativo. Saranno costanti rubriche, per esempio ce n'è una dedicata proprio all'economia ai tempi del Covid che curerà Tito Boeri. C'è una rubrica che si chiamerà Intersezioni, che saranno conversazioni appunto interdisciplinari dalle neuroscienze alla storia, e poi ancora ci saranno gli appunti per la ripartenza curati da Innocenza Cipolletta, consigli di lettura della nostra collega e amica Tonia Mastrobuoni. E ancora molti, molti ospiti, ne dico soltanto alcuni, ma davvero sono tantissimi, dal ministro Roberto Gualtieri, Sabino Cassese, Stefano Mancuso, Giulio Tremonti, Nadia Urbinati, eccetera. Andate ovviamente sul sito per scoprire chi saranno gli altri appuntamenti, chi ci sarà negli altri appuntamenti. Due parole anche, prima di dare il là a questa inaugurazione, sul tema che è stato scelto per l'edizione 2020 e il Festival dell'Economia, che è appunto ambiente e crescita. Come Tito Boeri ha ricordato anche nel video che ha girato sui social network in questi giorni, sono parole, ambiente e crescita, e mondi, diciamo, che ancora sui quali ancora oggi resiste un certo pregiudizio che siano parole in qualche modo ossimoriche, cioè laddove c'è il rispetto per l'ambiente, la qualità dell'aria, eccetera, e delle risorse naturali, allora non c'è crescita, e viceversa, dove c'è crescita economica, allora deve esserci anche sfruttamento e alto livello di emissioni. È evidente che non è così, e questo, insomma, è il festival dove si capirà perché non è così. Se ne parlerà ovviamente con ospiti accademici, ma non soltanto. Quella che stiamo, diciamo, vivendo e da cui stiamo lentamente uscendo è veramente qualcosa di incredibile, un'esperienza che nessuno di noi poteva immaginare. Come esortava l'Economist la scorsa settimana, never let a crisis go to waste, cioè non perdiamo l'occasione di trasformare in qualche modo questa crisi che stiamo vivendo in qualcosa di virtuoso. E questo forse è il momento per accelerare, evidentemente accelerare alcuni cambiamenti e alcune spinte che erano già in atto. Siamo felici che questo preludio di festival avvenga il giorno dopo dell'annuncio da parte della Commissione europea di un piano incredibile, un piano straordinario di 750 miliardi di euro da impiegare ovviamente in settori strategici, tra i quali appunto la transizione verde. Poi di questo sicuramente parleranno meglio Tito Boeri e Paolo Gentiloni alle 18. Ci auguriamo che gli stati nazionali facciano la loro parte, non soltanto
non si mettano di traverso, ma anzi agevolino questa transizione. Io intanto saluto, alcuni sono in diretta dalla Palazzo della Provincia di Trento, altri sono collegati dai loro computer, i relatori di questa introduzione, che sono Alessandro Andreatta, il sindaco di Trento, e faccio un applauso virtuale insomma a tutti loro, Paolo Collini, il rettore dell'Università di Trento, Innocenzo Cipolletta, coordinatore del comitato editoriale del Festival, Gregorio De Felice, chief economist di impresa Intesa San Paolo, che è partner del Festival, Giuseppe La Terza, editore, Tito Boeri, naturalmente direttore scientifico del Festival, e Maurizio Fugatti, presidente della Provincia Autonoma di Trento. Ci siamo tutti, vi vedo tutti, quindi a questo punto lascio la parola al padrone di casa, anche se quest'anno non siamo purtroppo sindaco nella città che lei, nella splendida città che lei amministra, ma insomma le lascio la parola per i saluti dell'introduzione. Grazie, buon pomeriggio davvero a tutti, ai relatori di questo primo momento e a quelli che comunque sono collegati per questo anticipo del Festival dell'Economia, un anticipo senza dubbio importante, anche opportuno, anche se diciamo la verità, sul web è tutta un'altra cosa. Credo che tutti avremmo piacere di stare qui nella città di Trento come abbiamo sempre fatto. Un saluto comunque, un benvenuto cordiale davvero comunque a tutti. Essere qui sul web mi sembra come dire fare una maratona come quella di New York, però sui tapis roulant, è un'altra cosa. Certamente sono sempre 42 chilometri e 195 metri, ma è un'altra cosa. Mi mancano, forse mancano a tutti, gli incontri, i dialoghi, i confronti, anche i nostri palazzi della città, le piazze, insomma dove normalmente e abitualmente ci incontriamo per discutere e per spesso appunto riflettere su temi economici e non solo. Trento sta vivendo un momento che è simile a quello di tanti altri comuni italiani. L'altro ieri abbiamo così diffuso alla comunità un piccolo fascicoletto dal titolo Trento Oltre, un documento breve, anche perché come è noto noi siamo un comune prorogato, io sono un sindaco prorogato, dovevo finire a maggio, finirò invece in autunno, in cui in poche paginette abbiamo fissato degli appunti per la ripartenza. Appunti per la ripartenza, una mini agenda. Certo, ricordando la fase 1, quanti oggi hanno sentito usare la parola eroi negli ultimi 20 giorni o nell'ultimo mese? Io forse non l'ho più sentita, eppure quella è stata una fase importante. Oggi siamo alla fase 2, stiamo andando, come penso tutti i comuni, ma anche la nostra provincia, il nostro paese, alla ricerca di una nuova normalità. L'importante è che sia migliore di quella di prima, o almeno qualitativamente migliore. E allora le priorità che anche qui a Trento abbiamo individuato, il lavoro naturalmente, la famiglia, le famiglie soprattutto più fragili, più deboli, quelle anche con figli, e poi ancora tutto l'ambito, senza dubbio, della formazione, dell'educazione, della scuola, dagli asilini all'università. Queste sono le tre priorità. Certo c'è spazio poi per la cultura, per lo sport, per l'ambiente, per la mobilità. E sull'ambiente dico le ultime cose, visto che era il tema di quest'anno, crescita ambiente. Un tema assolutamente indovinato, si è parlato tanto di ambiente questi ultimi 10 anni, lo si fa ancora. Io credo che sia una priorità assoluta, forse anche a livello mondiale. C'è il tema delle migrazioni, di cui in questi mesi si è parlato poco, ma rimane e ci interroga. C'è il grande tema del calo della natalità, dell'invecchiamento della popolazione, vale per l'Europa, ma per tutto l'Occidente, e c'è questo tema dell'ambiente. Certamente tanti sono i temi legati appunto all'ambiente, ai cambiamenti climatici di sicuro, ma tanto altro. Bene che se ne parli, bene che lo si leghi al tema della crescita. Credo che anche qui forse l'esperienza del coronavirus, ma anche altri fatti accaduti in Italia, penso a Vaia che ha
ci ha toccato anche da vicino qui in Trentino, la parte settentrionale dell'Italia, con una grande tempesta, ma anche tanto altro che avviene nel mondo, ci interroghi e forse ci possa portare a una riflessione più ampia, più capace di guardare al futuro con responsabilità. Gli investimenti in questo settore sono sempre stati visti con forti dubbi, spesso evitati, non considerati decisivi. Oggi la partita ambientale è decisiva per il futuro, io credo, del nostro pianeta. E quindi il tema è indovinato, in settembre se ne parlerà di più, ma volevo dire che anche quest'anno è azzeccato e sarà un'occasione, come sempre, di approfondimento per ciascuno di noi, di confronto e che per crescita per la comunità tutta. Grazie Sindaco, grazie per questo saluto introduttivo e lascerei adesso la parola al Rettore dell'Università di Trento, Paolo Collini, perché dunque noi in questi mesi, usando una metafora per alcuni anche discutibile, si è detto siamo in guerra. Sicuramente i nostri nonni, insomma, che hanno fatto la guerra, quella vera, hanno rischiato e in alcuni casi perso la vita al fronte, che è cosa diversa dal fare, diciamo, un lockdown dentro casa. Eppure non c'è dubbio che l'impatto collaterale di questa pandemia sia stato molto forte sui ragazzi, sui ventenni, che in qualche modo sono stati e sono in prima linea. Volevo chiedere a Collini, appunto, dal suo osservatorio, naturalmente, come vede il futuro dei giovani, anche in riferimento a un mondo del lavoro che naturalmente subirà e sta subendo forti cambiamenti dopo questa pandemia. Beh, intanto grazie, buonasera a tutti e bentrovati. Sì, un festival un po' diverso dal solito, ma siamo qui sempre a ragionare e a discutere e sono sicuro che le persone poi che amano il festival ci ritroveranno anche quest'anno a parlarne. E tra queste ci sono senz'altro i giovani. Il festival ha visto negli anni una crescita enorme di partecipazione dei nostri studenti, ma di giovani da tutta Italia che venivano, adesso si connetteranno, ma comunque credo che la partecipazione sarà grande. E certo loro oggi sono al centro di una crisi che ovviamente per i giovani è una crisi non più pesante, perché questa volta la patologia li ha un po' resi più sereni rispetto ai rischi personali, ma sicuramente esposti, come siamo esposti tutti, a ciò che succederà nel futuro, per cui chi più dei giovani è naturalmente preoccupato del futuro, visto che hanno la fortuna, ma ce l'abbiamo avuta tutti, di avere un futuro lungo davanti e quindi dover pensare a cosa succederà dopo, che questo condizionerà la loro vita molto, ma anche perché poi sono comunque la parte vitale della società e anche una parte molto, molto attiva. Io credo che per loro, appunto, rispetto alla guerra, chiamavano sempre i giovani ad andare al fronte, quindi i giovani erano sempre quelli che dovevano andare e a dare di più, a dare la vita, a dare un sacrificio grande per il futuro. Ma anche questa volta loro sono chiamati a una grandissima responsabilità che credo hanno svolto bene e con diligenza. Noi abbiamo visto gli studenti di tutte le università italiane, per parlare appunto dei ventenni, adattarsi a una condizione particolarissima in cui hanno dovuto cambiare le loro abitudini, come le abbiamo cambiate noi docenti, ma anche li abbiamo visti affrontare con serietà e pacatezza anche i sacrifici, che a quell'età sono più difficili, dover rinunciare alle cose che fai, che rendono la tua vita magari anche avventurosa, lo sport, le relazioni sociali. Insomma, questo è stato fatto, secondo me, molto bene e con grande serietà. Noi abbiamo avuto anche l'esperienza dei nostri studenti che hanno avviato una campagna di raccolta fondi che ha avuto un successo notevolissimo, centinaia di migliaia di euro raccolte in poche settimane a sostegno di chi stava in quel momento soffrendo direttamente, cioè le persone impegnate da un lato nel combattere l'epidemia, di aiutare le persone, dall'altro le persone che ne avevano bisogno. Quindi è stato un movimento, io credo, molto positivo, dove il paese si è ritrovato e i giovani hanno mostrato di essere parte di questo. C'è un altro aspetto però che per loro è molto importante. Cosa succederà dopo? Quali saranno? Ovviamente questa è una, diciamo, crisi epocale, poi non voglio rubare lo spazio, magari qualcuno lo dirà meglio di me, ma è uno di quei momenti in cui abbiamo la sensazione che da qui in poi le cose non saranno più come prima. E sicuramente questo lascerà molti segni, ma lascerà anche molti segni, io credo, su cui impariamo delle cose. Ovviamente l'economia ne è fortemente colpita, insomma, alcuni mercati, pensiamo al turismo,
per cui l'Italia è un paese molto esposto, il Trentino è un paese molto esposto, ma anche l'agricoltura sta soffrendo molto, nonostante pensassimo che magari i generi di prima necessità, quali sono l'alimentazione, potessero stare meglio. Insomma, inevitabilmente questo è uno sconquasso. E quindi per i ragazzi e le ragazze che guardano al loro dopo, questo può cambiare molte cose, ma può anche creare molte opportunità. Io credo che da questa crisi tutti stiamo imparando che ci sono tante cose, tante opportunità che possono insegnarci a fare delle cose in modo diverso. Ovviamente sarà faticoso, perché i cambiamenti sono faticosi e hanno dei costi, ma impareremo a farlo. Ma io credo che ci siano delle cose anche molto importanti e significative che emergono da questa storia, di cui spero i ragazzi e le ragazze sapranno fare tesoro, come dobbiamo cercare di farlo noi. Una di queste, ad esempio, è il fatto che noi viviamo di percezioni, e un'epidemia è una cosa stranissima da capire, perché è un fenomeno evolutivo di cui vediamo sempre l'effetto quando tutto è già successo. In particolare questa epidemia, che ha questa subdola caratteristica di manifestarsi dopo diversi giorni da quando le persone sono state contagiate e quando le cose sono già successe. Io, il presidente Fugatti mi telefonò quel 22 febbraio, quando ancora in Italia avevamo qualche decina di casi dichiarati, e mi manifestò la sua preoccupazione. Io dico la verità, forse essendo un po' fuori ero anche un po' sorpreso, dico: ma insomma, in Trentino non abbiamo neanche un caso. In realtà tutto era già successo, perché il contagio era già diffuso, la situazione era già potenzialmente grave, e quello che abbiamo visto nei 10 giorni successivi è stato in qualche modo... Io credo che questo ci insegni a dover riflettere molto bene su come percepiamo dei fenomeni complicati e di cui riusciamo ad analizzare. Io spero che i ragazzi e le ragazze del nostro paese, che sono chiamati a pensare al loro futuro, facciano anche tesoro di questo, di capire come bisogna avere un grande senso di responsabilità, di saperci anche affidare a delle persone che riescono a interpretare meglio di noi le cose complicate, e saper fare la nostra parte sempre, sapendo che qui c'è un fenomeno potenziale di free riding, se posso usare un termine che forse è più usato dagli economisti che negli altri contesti, perché i giovani che non sono fortemente colpiti dalla patologia, perché questa è una patologia che sappiamo colpisce di più le fasce di età più alte, sono però portatori del virus tanto quanto gli altri, anzi forse non sviluppando sintomi qualche volta sono anche più pericolosi, e quindi c'è un aspetto di sicurezza personale di cui tutti sono stati molto preoccupati, ma c'è un aspetto soprattutto di salute pubblica in cui ognuno di noi è potenzialmente il portatore di contagio. Io penso che questo chiama una responsabilità sociale fortissima, a cui forse non eravamo più abituati a pensare a questo, che ci fa anche riflettere su alcune cose, sul modo in cui ognuno di noi è parte di una società dove col proprio comportamento determina effetti molto importanti su tutti gli altri, anche se magari quegli effetti non ci toccano direttamente. Io penso che questa sia una lezione molto bella, credo che i ragazzi la sapranno cogliere, come di solito sanno quando succedono queste cose, e sapranno anche farne tesoro per essere anche dei cittadini più responsabili, come tutti noi d'altronde siamo chiamati ad esserlo. Grazie Rettore Collini per il suo intervento e i suoi saluti. Lei ha parlato di una, ha citato una parola, che è la parola percezione, no? Io vorrei ripartire da lì con Innocenzo Cipolletta, coordinatore del comitato editoriale di questo festival, perché a proposito di questa parola, percezione, ieri ho avuto modo di parlare per un'intervista col politologo americano Yascha Monk, che mi diceva, mi ha colpito insomma il suo monito a non cadere, diciamo, facilmente in quello che viene chiamato il cronocentrismo, in qualche modo, cioè la convinzione che gli eventi, le trasformazioni della propria epoca siano le più importanti della storia, in qualche modo, con la S maiuscola. Volevo chiedere a Cipolletta qual era la sua opinione su questo periodo di transizione che stiamo vivendo, e come intende affrontare, insomma, questi appunti per la ripartenza che coordinerà. Credo che sia importante parlare, prima che ci vedremo nuovamente, e saluto tutti quanti, e ci vedremo, spero, alla fine di settembre a Trento, di capire questa pandemia, come ci si reagisce e come si riesce a uscirne.
e sicuramente questo occuperà un po' tutto il programma che noi abbiamo immaginato di qui al 24 di settembre, quando poi torneremo a parlare proprio anche di ambiente e di economia. Intanto vorrei fare una riflessione però che credo che sia di più lungo periodo. Questa crisi che noi affrontiamo, e come ha detto Paolo Collini, è una crisi epocale, ed è vero, ed è una crisi che stravolge le nostre abitudini, ma se andiamo a fare una riflessione su quello che abbiamo vissuto banalmente negli ultimi 20 anni, ebbene io negli ultimi 20 anni ho contato grosso modo almeno 5 crisi, non dico epocali tutte quante, ma sicuramente di una dimensione che non avevamo mai sperimentato prima, dall'11 settembre del 2001 quando c'è stato l'attentato alle Torri Gemelle, la grande crisi finanziaria del 2007-2008, ancora una volta mai vista prima, le primavere arabe che hanno sconvolto il Mediterraneo in cui ci siamo trovati noi, poi a un certo punto ci siamo trovati di fronte alla Brexit. Chi di noi pensava che l'Unione Europea potesse essere qualche cosa da cui si entra e si esce e si riesce e rischia di spaccare? Oggi abbiamo la pandemia. 5 crisi epocali in 20 anni fanno una ogni 4 anni, grosso modo. Non dico questo per banalizzare le crisi che noi affrontiamo. D'altra parte, un giorno mi sono divertito a fare un calcolo di crisi che io avevo affrontato da quando ho cominciato a lavorare, nel ormai lontano 1966, e da allora oggi ne ho contate 13, comprese queste 5, e quindi di fatto abbiamo ogni 4-5 anni abbiamo una crisi. Questo mi porta a una considerazione: se è vero che ogni 4-5 anni abbiamo comunque un evento di carattere eccezionale, beh, credo che dobbiamo cominciare a comportarci, non dico a prepararci per la prossima crisi perché non sapremo qual è, ma sapere che a fronte della crisi noi dobbiamo mettere dei piani di emergenza e dobbiamo vivere con dei piani di emergenza che siano pronti e capaci di scattare al momento opportuno. E questo è qualcosa che dobbiamo attrezzarci oggi, un po' come fanno le famiglie che a un certo punto si fanno un cuscinetto di risparmio e questo risparmio lo utilizzano nei momenti in cui ne hanno bisogno. Ecco, se noi pensiamo a come agisce un buon padre di famiglia e invece come agiamo noi come comunità, vediamo due comportamenti diversi. Noi tendiamo a indebitarci come stati e come paesi, e indebitarsi significa utilizzare le risorse del futuro, non mettere da parte delle risorse per utilizzare il futuro. Vuol dire cerchiamo di economizzare su alcuni servizi essenziali, perché pensiamo che se no sono degli sprechi. Quante volte abbiamo sentito parlare nel passato che c'erano degli sprechi nella sanità perché c'erano un eccesso di posti letto rispetto al numero delle persone, o un eccesso di ospedali o di cliniche? Poi ci rendiamo conto che se avviene un evento come quello che ci troviamo a vivere, ebbene, quelle non erano ridondanze, quelli non erano sprechi, quelli erano semplicemente strumentazione che avevamo messo da parte e che poteva servirci nei momenti di emergenza. Ecco, io credo che noi, anche come economisti, dobbiamo cominciare a ragionare in questi termini, non tanto cercare di capire quale sarà la prossima crisi con cui andremo incontro. Di possibili crisi ne abbiamo tante. Quando parleremo di ambiente, sappiamo che il problema ambientale può generarci delle crisi come alluvioni, desertificazioni, fenomeni sull'alimentazione, fenomeni sulla pandemia. Ecco, dobbiamo sapere che possiamo affrontare di nuovo delle emergenze e dobbiamo attrezzare i nostri paesi e i nostri comportamenti per far sì che, qualora ci sia un'emergenza, noi siamo in grado di dare una risposta di carattere positivo per poterla superare e non trovarci di fronte ogni volta a dire: accidenti, come facciamo adesso? È un po' come il nostro paese, che ogni tanto ha una scossa di terremoto abbastanza forte e ogni volta ci meravigliamo, come se il terremoto fosse qualcosa di impossibile da prevedere e comunque da non contrastare. No, è possibile. Col terremoto si potrebbero fare tante cose, si potrebbero cominciare già da oggi a sistemare le abitazioni e gli edifici per evitare che essi crollino, e
mettere un sistema al quale se ci sarà domani un terremoto avremo solo un po' di paura ma nessun danno. Ecco, questo noi dobbiamo fare anche per il resto dell'economia. Mi auguro che questa crisi ci porti a essere più previdenti per il futuro. Grazie e buon festival a tutti quanti. Grazie, grazie a lei e ce lo auguriamo tutti naturalmente. E vorrei sentire Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa San Paolo, un po' anche a proposito di quello che diceva adesso Cipolletta sulla nostra capacità o meno di prevenire invece che trovarci sempre in affanno quando poi ci sono i terremoti, appunto. E poi vorrei parlare un attimo con lei anche insomma di questo rilancio che anche ormai a livello europeo è chiaro che il rilancio, la transizione debba andare nella direzione della sostenibilità. La BCE vuole dedicare uno spazio specifico proprio ai cosiddetti green bonds nel programma di acquisti. La Commissione abbiamo visto che sta andando insomma con ruolo anche di primo piano in questa direzione. Adesso sarà agli stati ovviamente declinare le risorse e anche insomma programmi adeguati. Volevo sapere qual è secondo lei il ruolo di un attore come Intesa San Paolo dentro questo scenario e come immagina lei la via italiana al rilancio. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti, a chi è a Trento, a chi ci ascolta da casa sua, da un computer, un iPad, ovunque voi siate. Io vorrei fare appunto, come suggeriva Eva Giovannini, qualche riflessione innanzitutto sul tema del festival, tema scelto in periodo completamente diverso, non sotto l'emergenza sanitaria ed economica, ma un tema comunque eccellente, già importante per conto suo, ambiente e crescita. Ma l'emergenza sanitaria ed economica lo hanno reso, se possibile, ancora più attuale. E pensiamo al virus, sono in molti a sospettare, io non sono un virologo, sono in molti a sospettare che l'inquinamento sia un fattore che facilita la diffusione, la crescita del virus. E il secondo aspetto, quello dell'emergenza economica, è ormai chiaro a tutti, anche l'Europa ce lo ricorda, ma non cadiamo in questa trappola, non dobbiamo farlo perché lo dice l'Europa. L'Europa ci ricorda che le strade per il rilancio sono soprattutto in due direzioni e ci fornisce anche sovvenzioni o prestito. Quali sono le due direzioni? La digitalizzazione, chi non vuole un'economia più moderna, più efficiente, più rapida, ma anche quello il trasformare l'economia italiana in un'economia più sostenibile dal punto di vista ambientale. Allora, la domanda è, stiamo davvero mettendo al centro dell'agenda economica i temi ambientali? Perché io ho l'impressione, in giro per l'Italia, che oggi ancora si veda il tema dell'ambiente, della sostenibilità, come un costo, un vincolo, dei paletti, degli aspetti da rispettare, ma questo è veramente un grandissimo errore. E io credo che avremo una crescita forte, una domanda crescente di beni, di servizi, di processi produttivi, di macchinari che siano sostenibili. Allora dobbiamo sempre andare al di là del vantaggio di tutelare l'ambiente, ma dobbiamo seguire, essere capaci di diventare leader dove ci sarà una forte domanda. Forse è un po' esagerato, non lo so, ma io penso a questo come una nuova rivoluzione industriale dopo quella delle macchine a vapore, dell'elettricità, del computer, dell'information technology. Se cambiamo tutto e ci sono fondi per farlo, si investe per farlo, questo può dare un enorme contributo non solo ad un'economia più sostenibile, ma l'Italia può fortemente avvantaggiarsene, perché non siamo messi così male da questo punto di vista. Pensiamo alla bioplastica, pensiamo
ai macchinari a basso contenuto energetico, ai prodotti per l'edilizia verde, alle macchine e tutti i sistemi dedicati alle energie rinnovabili, al trattamento dei rifiuti. Ecco, allora diventare leader in questo può voler dire non soltanto generare molta occupazione, ma essere anche capaci di esportare queste tecniche, questi prodotti all'estero. E all'estero oggi ci sono ancora aree del mondo molto inquinanti, ma prima o poi anche la Cina, gli Stati Uniti arriveranno a capire questo e quindi a domandare tanti prodotti. Io penso ci voglia un grande progetto che sia articolato per settori, per territori, che in più riceverebbe un forte sostegno da parte dell'Europa. Il piano europeo di rilancio dell'economia, quindi con Next Generation e il budget multiannuale dell'Unione Europea, secondo me rappresentano una formidabile occasione, un fattore di accelerazione della crescita per l'Unione e per l'Italia. Ma attenzione che nulla arriva così, bisogna presentare programmi di rilancio, programmi importanti che vadano in questa direzione. Quindi non sprechiamoli, non facciamo come spesso è successo per i fondi strutturali europei che abbiamo utilizzato soltanto in parte, e soprattutto togliamoci dalla testa che queste siano delle condizionalità. Questo va fatto per il bene dell'Italia. Che poi l'Europa sia anche disposta a dare prestiti, sovvenzioni e così via, penso che questo possa essere soltanto un vantaggio e quindi una grandissima occasione da cogliere. Grazie Gregorio De Felice, grazie mille, ma volevo sapere adesso da Giuseppe La Terza, no? Come anche vi è venuta l'idea di questo festival itinerante che da qui a settembre ci accompagnerà. Intanto il tema scelto per l'edizione di quest'anno è incredibile, neanche a farlo apposta, ma è di straordinaria attualità e ce lo ricordava adesso De Felice, no? Appunto come impatti proprio sul dibattito quotidiano il ruolo della transizione ecologica nell'economia anche post-Covid. E poi insomma questa è un'edizione che coniuga insieme l'attualità, pur non essendo un festival, non è un canale di All News, però comunque resta con il passo della quotidianità sui temi di tutti i giorni e in qualche modo ci accompagna in maniera così innovativa, pionieristica e duratura fino a settembre. Credo sia molto, molto bella questa idea e anche insomma più che mai indichi quanto è importante un confronto collettivo per rimmaginare il futuro, riimmaginare il futuro. Insomma, che festival sarà? Buonasera, grazie a Eva Giovannini che anche l'anno scorso ci ha guidato in questa conversazione. Intanto fatemi dire che è veramente una strana sensazione. Da 15 anni ci incontriamo l'inaugurazione e apriamo questa grande festa, una festa dell'intelligenza, una festa della conoscenza, in un luogo così forte, così accogliente come Trento, con le persone di Trento, con i rappresentanti delle istituzioni che saluto in questo nostro incontro, con Tito Boeri, con Gregorio, con Innocenzo Cipolletta, Paolo Collini, con le persone che sono in questi anni venute, tante, decine di migliaia di persone che hanno frequentato il festival, che sono andate in piazza, che si sedevano di fronte al grande schermo quando il teatro si riempiva e non ce la faceva ad accogliere tutti. È stata una cosa straordinaria. Tito Boeri se lo ricorda, all'inizio dicevano ma l'economia, chissà quante persone potranno venire, la letteratura un'altra cosa, e poi sono venute, ed sono venute perché mi sembra, e qui vengo alla risposta alla sua domanda, che quello che abbiamo fatto in questi anni è stato mettere insieme il rigore con l'accessibilità, il pluralismo con come dire, la vicinanza alle persone, cioè la vicinanza intellettuale, la vicinanza nel modo di parlare. Abbiamo fatto un grande
sforzo, perché poi non tutti quelli che insegnano all'università e che sono bravissimi magari sono abituati a parlare in maniera chiara. Tito Boeri ha tante volte fatto mail in cui diceva: no, guardi, 60 grafici o tabelle sono un po' troppe, forse bisogna un po' ridurle, no? Con persone che erano premi Nobel, che erano i più grandi economisti del mondo, non era facile, e ci è riuscito, e ci siamo riusciti, credo, a fare questa traduzione editoriale. Ecco, quando quest'anno abbiamo dovuto spostarlo a settembre, e io mi auguro moltissimo che lo potremo fare, perché è molto importante farlo a fine settembre, abbiamo pensato di cominciare subito sul web, utilizzando questa straordinaria tecnologia che non sostituisce ovviamente, ma che ci dà una possibilità in più. Perché c'è un'urgenza a fare oggi ciò che abbiamo fatto in questi 15 anni. Se c'è un momento in cui bisogna discutere in pubblico le scelte che riguardano l'economia, ma tutti noi, è questo momento. E quindi, come dire, con Tito Boeri, con il comitato editoriale, col presidente Fugatti, con il sindaco Andreatta, con le altre persone, Paolo Collini, che l'università, abbiamo pensato di cominciare adesso e fare un grande esperimento, diciamo, di comunicazione democratica, se posso dire. Perché democratica? Perché è in gioco la stessa cosa. Le grandi scelte che devono essere fatte da chi ha responsabilità sulla base delle competenze, però devono essere fatte in pubblico. Una cosa è farla in una stanza chiusa con 20 persone, un'altra cosa è farla discutendone in pubblico, poi ognuno si prende la responsabilità. Ma farla in pubblico con persone rigorose, competenti, che le valutano, le discutono, credo è importante. Tutti quelli che vorranno venire sul sito potranno fare domande, è un festival interattivo per quello che il web ci consente, e come diceva Amartya Sen, se è vero che la democrazia si vede dalla qualità del dibattito pubblico, spero che appunto noi potremo dare con questo iperfestival, chiamiamo così, questo esperimento che non esiste, di un festival che andrà avanti nel tempo fino, speriamo, a riabbracciarci a Trento, un esperimento anche di democrazia che credo sia, possa, spero, dare un piccolo contributo a un aspetto molto importante della nostra vita pubblica. Grazie. La terza, vedo anche un mappamondo dietro di lei, speriamo sia di buon auspicio che magari a settembre arrivino anche persone da altri paesi a seguire questo festival. Chiuderei con Tito Boeri. Direttore scientifico del festival, Boeri, il dibattito, diciamo, sul futuro da ridisegnare appunto è appena cominciato. Un po' di osservatori, abbiamo visto, sono divisi tra chi pensa che stiamo davanti al più grande, come dire, cambio di paradigma, De Felice parlava, no, di nuova rivoluzione industriale, e chi invece sottolinea come tutto questo sia soltanto un grande acceleratore di cose, di processi già in atto. Sono un po' curiosa di sapere lei dove si posiziona in questo dibattito e poi naturalmente se ci racconta che festival sarà quest'anno. Ricordiamo che coordinerà anche la rubrica L'economia ai tempi del Covid, quindi insomma come si colloca questo festival nel dibattito pubblico che è a questo punto centrale, come ricordava la terza. Buonasera e grazie Eva Giovannini per la guida che sta dando a questa nostra riflessione collettiva. Devo dire, no, è bello ritrovare anche solo virtualmente il pubblico dello Scoiattolo, anche se mi manca già ora terribilmente il contatto personale che si può avere nelle strade di Trento. Sicuramente sarà molto più facile per me seguire varie iniziative. Tra l'altro oggi stesso sono impegnato in diverse di questi e non dovrò neanche muovermi da questa sedia, mentre normalmente avrei dovuto attraversare di corso in bicicletta Trento. Però ecco, quel passaggio per Trento, con le persone che ti fermavano, che ti chiedevano delle domande, con cui ti fermavi a chiacchierare, mi mancheranno tantissimo. E quindi io guardo davvero con ansia a settembre, al vero festival, perché il festival non può che essere quella cosa lì che è nelle strade. Questa è un'edizione online che non potevamo non fare data l'emergenza che stiamo vivendo. Noi negli ultimi due mesi ci siamo occupati dell'emergenza sanitaria, è stata un'emergenza durissima, difficilissima, ne avevamo un problema appiattire la curva dei contagi, perché non avevamo la capacità di gestire, non avevamo più posti in terapia intensiva se fosse effettivamente il contagio si fosse sviluppato senza le restrizioni che abbiamo posto in essere. Ci siamo sin qui riusciti, abbiamo forse affrontato la fase più difficile di questa emergenza sanitaria, certo ci sono molti rischi davanti, ma adesso abbiamo anche un'altra emergenza molto grave e anche lì abbiamo un problema di appiattire un'altra curva.
Questa emergenza è l'emergenza economica, ce lo ricordava oggi il governatore di Banca d'Italia. È un'emergenza che vuol dire avere perdite di posti di lavoro, perché non è certo vietando i licenziamenti che evitiamo che si riducano i posti di lavoro, le imprese smettono di assumere, poi alcune imprese rischiano di fallire. E quindi noi su questo dobbiamo oggi intervenire. C'è bisogno, come non mai, di un contributo di riflessione, di idee, di stimoli concreti, pragmatici anche, come nell'abitudine del Festival dell'Economia. Quindi nelle dibattiti che io coordinerò proprio andremo a fondo su questi aspetti, chiamando le persone che sono proprio coinvolte anche in prima linea nel definire le misure di politica economica, tanto a livello europeo. Oggi avremo il commissario Gentiloni, che ricordava lei stesso prima, all'indomani della presentazione di questo piano molto importante per non solo la crisi ma anche per l'integrazione europea, poi avremo in futuro il ministro Gualtieri, insomma persone che sono davvero con l'agenda in mano. Mancherà purtroppo a questa edizione del Festival una persona che ha dato un grande contributo in questi anni, e mi riferisco ad Alberto Alesina. Vuol dire, sono state scritte in questi giorni delle cose molto importanti su di lui, ma forse la testimonianza più forte, più diretta di quello che lui ha dato, ha lasciato a tutti noi, viene dai tweet, da questi cinguetti. Io ho provato a scaricarli, devo dire, sono venute pagine e pagine, e sono persone di grandissimo livello intellettuale, che dicono e riconoscono di essere stati guidati. Ecco, credo che la regia stia mostrando alcuni dei tweet che sono stati scritti in questi giorni. Non so, il tweet di Jason Furman, che è stato presidente del Consiglio dei consulenti di politica economica del presidente Obama, di Olivier Blanchard, che è stato il capo economista del Fondo Monetario, Nuria Rubini, Stefanie Stanceva, Dani Rodrick, ecco, solo per chiamare alcune delle persone, Julia Cage, insomma, sono davvero testimonianza del fatto che persone che riconoscono di aver imparato tantissimo da Alberto Alesina, ha lasciato delle tracce profonde. Talvolta noi queste cose riusciamo a dirle soltanto quando una persona non c'è più, dovremmo imparare a dirle sempre, anche in loro presenza. Bene, noi ricorderemo Alberto Alesina in questa edizione del Festival, andando a riprendere dagli archivi del Festival alcune delle meravigliose lecture che lui ha dato in questi anni. Domani mattina mostreremo quella che ha dato all'ultimo Festival dell'Economia, ma Alberto era stato anche fin dalla prima edizione del Festival, quella su ricchezza e povertà, e anche lì aveva dato un contributo molto importante alla nostra discussione. Perché noi quest'anno riapriremo l'archivio, e lo riapriremo in modo molto più utilizzabile da tutti. Abbiamo davvero un bagaglio di conoscenze, di approfondimenti molto importanti sul sito del Festival, e quindi invito tutti ad utilizzarlo. Speriamo che lo utilizzino molto anche gli studenti, che in questi anni, in questi mesi purtroppo sono stati un po' tenuti lontani dall'apprendimento. Abbiamo avuto un gap in alcune scuole, nelle scuole secondarie non piccolo, e sul quale credo bisognerà assolutamente intervenire, perché questo ritardo, soprattutto per alcuni, può essere qualcosa che si trascina nel corso del tempo. Beh, nel nostro piccolo noi vogliamo dare un piccolo contributo a che appunto si continui a studiare a fondo le problematiche attuali con le informazioni, gli approfondimenti che il Festival riesce a dare. Vorrei anche a questo proposito menzionare il fatto che il concorso Mia Economia, che noi teniamo tutti gli anni per permettere a studenti della scuola secondaria di partecipare al Festival, è andato avanti nonostante la pandemia. Noi avevamo raggiunto prima della pandemia il record di scuole iscritte, 154 in tutta Italia. Purtroppo poi, con la chiusura delle scuole, il numero di istituti che hanno partecipato si è ridotto, ma sono rimaste comunque 76 scuole che hanno confermato la loro partecipazione. Gli studenti hanno fatto i saggi, e molto presto riusciremo a comunicare i nomi dei vincitori. Quindi ci auguriamo di dare il benvenuto ai vincitori a settembre al Festival dell'Economia. E questo, pensiamo, il Festival possa offrire proprio anche per tutta l'estate a tutti gli studenti che lo vorranno la possibilità di cimentarsi a fondo con temi di grande rilevanza, con i temi di grandissima attualità. Si parla in questi giorni molto dell'ultimo giorno di scuola. Io spero davvero che non sia l'ultimo giorno di scuola in questa stagione, e che davvero le persone continuino a studiare a fondo, beneficiando anche
delle informazioni, dei lavori, delle lezioni che sono presenti nell'archivio del Festival dell'Economia. Grazie, direttore Tito Boeri. Ne approfitto allora per ricordare, se ci fossero in ascolto dei ragazzi, degli studenti, di connettersi, iniziare a followare, come si dice, subito gli account social del Festival dell'Economia, sia su Twitter sia su Instagram, così in questi mesi in cui magari non andranno a scuola ma potranno imparare un sacco di cose anche dagli incontri quotidiani che farà il Festival online. Non mi resta che ricordare a chi ci sta seguendo in questo momento in streaming di non disconnettersi, anzi di restare incollati ai propri schermi, perché tra poco alle 18 Tito Boeri dialogherà con Paolo Gentiloni, il commissario europeo per gli affari economici, e a seguire con Vittorio Colao, che è dirigente e anche responsabile in questo momento della task force, diciamo, chiamata dal governo per l'emergenza Covid. Io vorrei ringraziare uno per uno e virtualmente mandare un abbraccio a tutti voi, nell'ordine: Alessandro Andreatta, il sindaco di Trento, Paolo Collini, al rettore dell'università, Innocenzo Cipolletta, coordinatore del comitato editoriale del Festival, Gregorio De Felice di Intesa San Paolo, Giuseppe La Terza, editore, e ovviamente per ultimo ancora Tito Boeri, direttore, e Maurizio Fugatti, che sono a casa sua in questo momento. Fugatti, vero? Questo è il Palazzo della Provincia, se non erro, dove siete collegati voi adesso e dove ci manca molto essere anche a noi. Vi ringrazio ancora e vi do un caloroso saluto e spero di rivedervi presto. Seguite, mi raccomando, tutti i giorni il Festival dell'Economia. Prego. È per me la parola? Ah sì, grazie, certo. Grazie, buonasera. Un saluto che da parte mia a tutti gli intervenuti. E credo che quest'anno, in cui il festival in qualche modo doveva essere in questa fase al centro dell'attenzione nazionale e internazionale nella città di Trento nei modi consueti, purtroppo non lo possiamo svolgere, però credo che sia anche un motivo di orgoglio nel svolgerlo lo stesso in questo modo, motivo di orgoglio per Trento, per il Trentino, poterlo svolgere lo stesso e portare importanti contributi su una tematica che ha oggettivamente una sua quotidianità, cioè è una tematica attuale. Quest'anno parliamo di ambiente e crescita. È stato pensato questo titolo, questa tematica, in un momento in cui a livello mondiale il tema dell'ambiente con Greta è arrivato diciamo, ad avere una forte attenzione. E io credo ci sia anche una continuità tra il tema dell'anno scorso, globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza, rispetto a quello odierno, anche con i fatti che sono, diciamo, tristemente accaduti in mezzo, anche con il fatto del coronavirus, perché se l'ambiente, come lo citava Greta, in qualche modo metteva in discussione lo sviluppo e ha messo in discussione lo sviluppo dell'economia così come è stata pensata negli ultimi 30 anni e quindi poneva dei dubbi su alcuni aspetti della delocalizzazione e della globalizzazione, crediamo che il tema del coronavirus, che purtroppo è arrivato, ancora di più entri su queste tematiche. E se pensiamo che l'anno scorso abbiamo parlato di questo legando, diciamo, alcuni aspetti critici della globalizzazione al nazionalismo, cioè quindi all'entrare nel dibattito politico, economico del locale e quindi della rappresentanza politica. E quest'anno questo tema, alla luce di quanto è accaduto, è, io dico, ancora più attuale. E allora credo che il Festival dell'Economia sia in grado è stato anche quasi più avanti, voglio dire, nel riuscire a rappresentare queste tematiche, perché se il coronavirus, lo ha detto mi pare Innocenzo Cipolletta in qualche modo prima, il coronavirus sotto certi aspetti è anche un aspetto ambientale, perché è un virus. Dove è nato? È nato
in Cina, nella terra, diciamo, principale da dove è partita il tema della globalizzazione, e non è nato dove la tecnologia era alta, è nato in un mercato rionale, quasi come una contraddizione tra la ruralità ambientale e la tecnologia avanzata della globalizzazione, che è un po' legato, voglio dire, anche ai temi che abbiamo toccato l'anno scorso. Quindi credo che il Festival dell'Economia stia percorrendo nelle tematiche che va ad affrontare, e credo che sicuramente se ne discuterà. Quest'anno torna a discutere al Festival dell'Economia l'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti, che su queste tematiche sappiamo essere abbastanza interessato, e credo che sia un aspetto che coglie come questi dibattiti, come ha detto Tito Boeri, il responsabile scientifico, in questo momento in cui siamo a dover cogliere come cogliere la ripartenza legata all'ambiente e alla crescita soprattutto, ecco che arriva un momento di confronto costruttivo e sicuramente utile per capire come il nostro paese, il nostro Trentino, l'Europa intera, diciamo l'economia intera, può ripartire di fronte a questi aspetti che comunque sono accaduti e hanno anche messo in discussione certi paradigmi dell'economia internazionale che erano dati per assodati. Ecco, quindi è con orgoglio che, nonostante quanto è accaduto, noi come Provincia Autonoma di Trento vediamo la possibilità che il Trentino dia il proprio contributo al mondo economico nazionale e internazionale per la ripartenza. Grazie al Presidente della Provincia Fugatti. Come si vede, i temi di discussione non mancano. Le chiedo ancora scusa, ma questo è un effetto, proprio uno scherzo collaterale del non essere fisicamente uno accanto all'altro, e non l'avevo più vista nel video e non le avevo dato la parola. Le chiedo veramente scusa personalmente. Grazie. Non si preoccupi, ancora. Non si preoccupi. Cioè, avevo lì nella scaletta e l'ho saltata, veramente sono desolata. Ma la ringrazio molto, e ovviamente, in quanto anche appunto padrone di casa, mi piacerebbe davvero essere lì con voi. Spero che questo accadrà presto. Do di nuovo appuntamento a chi ci sta seguendo in streaming alle 18, commissario Gentiloni insieme a Tito Boeri. Grazie a tutti.